L'8 dicembre è anche la giornata in cui cominciano a entrare nel vivo le iniziative organizzate in vista del Natale. Incominciamo da Pordenone, dove in piazza 20 settembre c'è il mercatino solidale animato dalle associazioni locali di volontariato. Tino Zava. Come vanno gli affari quest'anno? Ma con calma comunque vanno, dai. Diciamo che stiamo cominciando adesso, questo weekend. Cosa proponete? E qua proponiamo il panettone, il vino buono e tutti i prodotti di mosaico, come vedete, dell'Officina dell'Arte della Fondazione Bambino Autismo. Nel segno della tradizione della crisi, anche i pordenonesi sono orientati verso i piccoli regali per amici e parenti, preferibilmente utili e non troppo costosi. In cima all'abbigliamento e poi prodotti artigianali, bigiotteria, articoli equo-solidali, la gastronomia ovviamente, magari un originale biscotto vegano. Non vengono usati prodotti animali, vengono usate dell'olio, dei semi di girasole o altrimenti, e del latte vegetale. Su un lato di piazza 20 settembre l'atelier creativo di Giulia Artico che insegna ai bambini come realizzare un presepe. Prendiamo i pezzettini di legno, li assembliamo, creiamo questi presepi che escono tutti completamente diversi. Per la gioia dei bambini. Per la gioia dei bambini e dei grandi, anche perché il Natale è fatto di cose semplici, di cose che si possono toccare. Su un altro lato sono schierate le casette, meglio gli stand, dedicati alla solidarietà, allestiti da una quindicina di associazioni locali impegnate nel volontariato a favore delle fasce più deboli. Acquistare qui è importante, ma non è tutto. Soprattutto per noi è importante essere visti e far vedere che ci siamo nella solidarietà e quindi possiamo coinvolgere la cittadinanza nei tempi e nei modi che loro desiderano. Nel pomeriggio inaugurazione del presepe ligneo sotto la loggia del municipio, in serata al Concordia, di scena la più grande compagine corale gospel d'Italia.